È morta respirando il fumo denso e acre che rapidamente ha invaso la sua casa. Tragedia nel pomeriggio a Padova, all'interno di questo condominio Ater di via Fratelli Carraro a Mortise. La vittima è una donna anziana che viveva insieme al figlio nell'appartamento da cui si sono sprigionate le fiamme. L'uomo è in gravissime condizioni. L'incendio è divampato attorno alle 3 del pomeriggio. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco, quasi certamente accidentali. All'interno dell'abitazione però c'erano molti oggetti, soprammobili e tendaggi che hanno preso fuoco rapidamente e in pochi minuti il fumo ha invaso le stanze. La vittima e il figlio hanno cercato disperatamente di spegnere il rogo, ma quando sono arrivati i soccorsi e i pompieri allertati dai vicini di casa, per la donna non c'era già più nulla da fare. I medici del 118, dotati di autorespiratori, hanno cercato di portarla sul poggiolo per rianimarla, ma era già morta, forse asfissiata dai fumi inalati. Il figlio invece, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza in ospedale. I pompieri, arrivati dalla centrale con 3 automezzi, sono entrati all'interno dell'appartamento. Ecco le stanze annerite e distrutte. Sono ora in corso le operazioni di sgombero dell'appartamento e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco che dovranno stabilire se il palazzo sia agibile anche per gli altri inquilini. In via Fratelli Carraro sono arrivati anche i responsabili dell'ATER per le verifiche dell'alloggio.